Un giorno mi è venuta questa rassegna stampa, diciamo in una posizione, una location timidamente, diciamo, milanese. Siamo tornati a Milano perché sono aperte le regioni, io posso tornare a casa. Quali sono i temi? Di questo ovviamente non me ne frega assolutamente nulla. Quali sono i temi fondamentali della giornata? Beh, i giornali oggi ce li raccontano. E il tema che scelgono come fondamentale oggi, buongiorno a Mauro, che è il primo che si è collegato su Facebook, tanti altri su Instagram, il tema fondamentale della giornata è l'intervento della Banca Centrale Europea. Spinta da 600 miliardi, titolo il Corriere della Sera. BCE raddoppia il bazooka, invece titola il Messaggero e anche ovviamente il Sole 24 Ore. I giornali economici titolano su questa spinta della Banca Centrale Europea. Che cosa vuol dire? Intanto il dato più corretto forse è il raddoppio del bazooka, quello che racconta oggi il Messaggero, perché vuol dire portare a 1.350 miliardi di acquisti da parte della Banca Centrale Europea. Cosa vuol dire questo? Che gli stati nazionali, quelli che fanno parte dell'euro ovviamente, cosa fanno? Emettono titoli di Stato e poi sanno che più o meno ci sarà una banca centrale che li comprerà questi titoli di Stato. Io ve la faccio molto semplice la questione dei titoli di Stato e del bazooka della Banca Centrale Europea. È molto comodo perché se tu sei sempre qualcuno che ti compra il tuo prodotto, in questo caso i titoli di Stato italiano, è più o meno buono che sia il prodotto, e quello italiano non è così buono perché ha una montagna di debiti, beh, insomma, fa sì che i tassi di interesse, cioè che il prezzo del prodotto sia molto calmierato, perché i prezzi di questo prodotto, sai che te lo compra sempre quel signore, che te ne frega a te, puoi mettere, sei a posto. Quindi i tassi di interesse italiani sono molto bassi, perché c'è la banca centrale che compra tutto quello che noi emettiamo di debito pubblico. È sostanzialmente una banca che stampa moneta, un po' come fa il Giappone. Però c'è un piccolo problema che io leggo, non leggo sui giornali, è che noi continuiamo ad emettere debito pubblico. Cioè è vero che il debito ce lo compra la Banca Centrale Europea, è vero che questo debito lo vendiamo come l'altro giorno a tassi dell'1,65% in 10 anni, cioè a tassi bassissimi, ma continuiamo ad indebitarci. Il fatto che ci si continui ad indebitare non è in assoluto male se i soldi che noi utilizziamo per indebitarci non vanno al reddito di cittadinanza. È abbastanza semplice da capire questa roba qua. Invece, se vanno al reddito di cittadinanza e non a costruire ferrovie, porti, sburocratizzare, ridurre le imposte, noi aumentiamo il debito, ma ce ne. Ci inchiodiamo a questa situazione. Voglio dire, questa è la solita questione, ma i giornali oggi la trattano fino a un certo punto. Quello che si accorge, ed è sempre un piacere leggerlo perché è completamente diverso dal mainstream del Corriere della Sera, è Dario Di Vico che dice, in realtà il piano di Conte pecca di velocità e cita il caso tedesco. Poi dopo vado a vedere sul Sole 24 Ore, che forse è il giornale che meglio di tutti racconta come la Germania mette a disposizione i soldi e anche l'aumento del suo debito pubblico a disposizione dell'economia. Beh, dice 130 miliardi appena varati, 353 miliardi variati a marzo, e quindi siamo malcontati a 483 miliardi contro i nostri 80. 480 contro 80, e la loro economia è doppia rispetto alla nostra, neanche doppia, quindi stiamo parlando di una montagna in più. Loro hanno già messo 817 miliardi di garanzie, noi abbiamo i 700 miliardi, 400 più 300 di garanzie messe da, vi ricorderete, da Conte. Non è arrivato assolutamente nulla alle imprese. Ecco, quello che scrive il Sole 24 Ore è che questa roba qui la Germania la fa con 15 cartelline, senza task force, senza Colau, senza fenomeni, tutto tra l'altro speso in investimenti, mentre noi stiamo lì che ci inventiamo i bonus per qualsiasi cosa che non verranno mai usati. Germania e Italia, invece di odiare tanto la Germania sulle minchiate, cerchiamo di copiarla sul fatto che mette un sacco di soldi, diciamo che li può mettere più di noi, ma sono soldi che arrivano subito all'economia, non queste pippe che ci inventiamo noi, per cui appunto il ponte sullo stretto subito, dice Giovanni Borrometi. Il problema del ponte sullo stretto è che ci potrebbe essere una telenovela, scrive oggi qualcuno sulla vicenda del ponte sullo stretto. Abbiamo bisogno di farlo domani mattina, abbiamo bisogno di pagare operai, pensioni, aumentare le infrastrutture da domani, non fra 15 anni, no? Ma comunque io sono ovviamente favorevolissimo al ponte sullo stretto, ma il problema è che lo voglio subito, immediato, cantierizzato. Ci sono migliaia di cose che si possono fare subito, progetti già organizzati, che invece noi ci facciamo le pippe, perché poi dopo c'è il PD che non vuole certe cose, poi ci sono i grillini che ne vogliono delle altre, e perché siamo, come dice Teresa, alla frutta.
vera. Nel frattempo tu capisci che il paese è alla frutta, se oggi noi abbiamo dei giornali che non prendono per i fondelli come dovrebbero il mitico Der Commissari, cioè Arcuri, un uomo da 850-900 mila euro all'anno, tra l'altro, toc toc! Trasparenza, Curi, ci fai sapere, posto che non è più pubblicato su internet, qual è il tuo stipendio? Perché era 800, poi è stato cambiato, poi eri stato aumentato. Arcuri, ci fai sapere quanto prendi? Lo possiamo leggere su internet con facilità. Alcuni dicono 950.000 euro, altri 800, ma quello che oggi dicono i giornali, e solo Giuseppe Marino lo dice con esattezza, è che Arcuri ha detto: il lavoro che ho fatto io è straordinario, il lavoro che abbiamo fatto è straordinario. Ragazzi, noi siamo in un paese in cui a capo di Invitalia, che si dovrebbe occupare degli investimenti, c'è Arcuri. Voi dove pensate che noi possiamo andare con Arcuri? Io ve lo dico io dove ci andiamo con Arcuri, e che dice che il suo lavoro è stato straordinario. Una cosa da pazzi, sulla Covid siamo stati straordinari, Marino ovviamente se ne occupa, Mimmo Parisi è l'altro che si dovrebbe occupare delle questioni strategiche e invece è cucinato molto bene da Luciano Capone. Mimmo Parisi, dice Luciano Capone sul Foglio, il suo problema è non tanto essere l'inventore del reddito di cittadinanza, l'inventore dei, come si chiama, dei navigator, il presidente dell'ANPAL, non è tanto questo il suo problema, il problema è che lui si dovrebbe occupare delle politiche attive del lavoro nel momento in cui in due mesi vengono mandati a casa 400.000 italiani e ci sono 700.000 che non cercano neanche più il lavoro, e noi abbiamo Mimmo Parisi che è indagato per abuso, per una questione di conti sulla business che paga, i voli in business che paga per andare in Minnesota, ma chi in Mississippi, chi se ne frega dei voli, ma facesse il suo lavoro. Il problema è che noi abbiamo Mimmo Parisi, il professore del Mississippi, che si è inventato i navigator, che non hanno trovato un posto di lavoro, ma hanno trovato per se stessi 600 euro, posto che oltre al lavoro si sono trovati anche il bonus. Quello che giustamente dice il Quotidiano Nazionale è che il vero problema sarà la burocrazia. Io l'ho detto da mesi, si capiva che questi protocolli di merda, che voi siete tutti contenti perché ci sono le storie di tutti quelli che sono arrabbiati con le mascherine, eccetera, i protocolli creeranno una burocrazia mostruosa nelle nostre imprese, burocrazia Covid, dice giustamente il Quotidiano Nazionale diretto da Michele Brambilla, dal commercio all'edilizia, le nuove regole impediscono la ripresa, che non ci sarà, è una tassa occulta rispetto alle tante tasse occulte che già abbiamo. Va bene? Che già abbiamo. Noi ci preoccupiamo qua di fare il ponte sullo stretto e abbiamo impedito a ristoratori, baristi, commercianti di poter vivere non la normalità, ma il 10% in meno della normalità, il 50% in meno della normalità. Oggi, bellissimo il pezzo della Paolocci, mi sembra, sul giornale, in cui in questo paese di pazzi, di questi scriteriati del Comitato Tecnico Scientifico, che metà degli italiani che sono in disaccordo con me seguono come se fossero un totem, una divinità, la divinità ha deciso che non si può stare nel mare più vicini di un metro, e quindi ci dovranno essere i bagnini che si occuperanno non solo di non fare le respirazioni bocca a bocca facendo le corna se qualcuno sta male, ma dovranno controllare che tu ti fai il bagno e stai a un metro di distanza dall'altro. Siete dei matti, e metà degli italiani che è d'accordo con loro sono dei matti, e si meritano il paese di Arcuri, si meritano questo paese di decrescita felice, si meritano questa roba qua. Io sto nell'altra metà del paese, quella che pensa che siano tutte minchiate quelle di mettere le persone a un metro di distanza dal mare. Io ho rispettato tutte le leggi che mi hanno detto di rispettare finora, ho fatto le autocertificazioni, ho fatto i protocolli, ho fatto la quarantena. Io non accetto l'idea di poter stare al mare un metro di distanza col metro dal mio vicino, magari non ce l'ho neanche al mare, anzi faccio prima, non ci vado al mare, perché se devo rispettare queste leggi demenziali, tanto vale morire, tanto vale uccidersi, uccidiamoci e mettiamoci in una teca di cristallo, in una criptoteca, così siamo sicuri che moriremo, saremo delle gemme senza Covid. Questa è l'idea di questi pazzi scriteriati del Comitato Tecnico Scientifico, buoni a nulla. Microsoft, oggi Bill Gates, intervistato dalla stampa insieme ad altri giornali, ci spiega che devono arrivare 1 miliardo di dosi di vaccini, ciao core, e che Trump non deve lasciare l'OMS. Magari varrebbe la pena, caro Microsoft, spiegare che l'OMS è stata succube di questi cinesi che non hanno voluto dare informazioni per tempo, e parte di questa pandemia deriva da quelle, diciamo, arretratezze temporali. Ma comunque sia, dice che arriva questo vaccino. Per il momento mi sembra che scompaia prima il vaccino, prima il virus del vaccino, a vedere, così come c'è un vaccino per la MERS, c'è un vaccino per la SARS, c'è un vaccino per la suina. No, non ci sono vaccini per queste robe qua, sono scomparse. Potrebbe scomparire il Covid? Non lo sappiamo, lo vedremo.
però lui è già sicuro che ci saranno 1 miliardo di dosi, cosa che mi auguro. Nel frattempo siamo tutti comportati dal fatto che è tutta colpa di Toti, di Fontana e di De Luca. I contagi sono inferiori, ci spiega il fatto, perché fanno meno tamponi. Ma non me lo fate dire, secondo voi nel passato c'erano molti tamponi? Il problema dei tamponi c'è stato dal primo giorno, e il primo giorno dei tamponi nascono da quei cazzoni che da una parte mettono protocolli per il pubblico, per il privato, mostruosi, e per loro stessi sono quelli di Arcuri, che si dicono quanto siamo stati bravi, quanto siamo stati straordinari, riesce a dire che siamo stati straordinari. Avanti. Di Battista sul fatto ci conforta sul fatto che questo governo Conte è il migliore possibile, basta che tolga la licenza ad Atlantia e quindi noi ci troveremo con le autostrade gestite dall'ANAS, il che mi va anche bene se facessero le manutenzioni che debbono fare, se potessero gestire con 1000 persone in meno di quelle che c'ha Atlantia una rete autostradale, stradale e provinciale ereditata delle ciofeche mostruose che valgono 10 volte le autostrade. Quindi questi sono dei pazzi a voler affidare ad ANAS, che già è piccola rispetto a quello che deve gestire, e già diciamo che non è proprio stata gestita come un gioiello, cose di cui non sarà in grado di fare nel futuro. Poi di alcuni ve l'ho detta, è la cosa più bella della giornata. Vi vorrei segnalare le ultime questioni che riguardano la politica internazionale. Trump gode Massimo Gaggi sul Corriere della Sera, ci sperava già 4 anni fa che possa perdere le elezioni perché c'è il gran casino in America. Nel frattempo a Hong Kong, se ne accorge il Messaggero, non permettono la 31esima celebrazione di Tiananmen. E giustamente mette insieme le due cose, l'avrei fatto anch'io oggi, Stefano Carrer sulla Verità, perché dice: ragazzi, ma in repressione è in Cina, non in America. In America c'è un sindaco che si inginocchia, ci sono i poliziotti che si inginocchiano, c'è qualche mio collega che ridicolmente si inginocchia, il mondo è inginocchiato giustamente a Floyd, mentre in Cina non mi sembra che si inginocchi nessuno, perché se la fanno sotto, voglio vedere se ci si inginocchia per Tiananmen, perché ti fanno un mazzo così. E per andare nei campi di Tiananmen e nel parco di Tiananmen, e i ragazzi di Hong Kong hanno dovuto sfidare la censura. Allora io tra America e Cina so bene chi scegliere in termini di libertà, ma il problema è sempre comunque Trump, il cattivo Trump, cosa che peraltro anche sulla copertina oggi siamo di venerdì dell'Economist è del tutto evidente, perché l'Economist oggi punta anche giustamente sul gran casino che c'è in America. D'altronde è un paese da 350 milioni di abitanti, non è Hong Kong che è di 15 milioni, 10, 12 milioni mi sembra, ma la Cina sono 2 miliardi e sono persone che sono governate da un regime comunista. Ma per l'Economist l'unico problema è che Hong Kong può rimanere un centro finanziario, si chiedono retoricamente gli analisti dell'Economist. Bene, se ne volete sapere di più, leggetevelo. Ovviamente non potrà, se diventa non più two state in one state, two system in one state, one system two state, quello che cavolo era Hong Kong. Io vi do un saluto e vi invito subito a guardarvi sul sito nicolaforro.it la questione favolosa di Arcuri. Vi segnalo anche un'altra cosa, perché sia per voi tutti comodo: quando state sul sito nicolaforro.it downloadatevi, scrivete scarica nella home, in maniera tale che tu digiti sul sito nicolaforro.it e puoi vederti questa zuppa direttamente dalla home del vostro telefonino, del vostro computer o del vostro tablet. Insomma, è facilissimo, dovete scaricarvi sulla home il mio sito, è tutto più semplice. L'America sta cambiando la storia, non è più l'America di una volta, cosa che il mondo occidentale e orientale non vuole capire. Dicono go Donald go, dice qualcun altro, io invece dico me ne vado a lavorare, perché domani come sempre c'è il mio articolo sul giornale, devo lavorare un bel po' e poi a Milano non vedo l'ora di uscire e andare a fare la movida. Ciao.